Io sono un cantautore, oltre che un insegnante e un animatore, faccio diversi mestieri, adesso vi spiego, a contatto con le persone e con le arti, in particolare la musica. Insegno il pianoforte, il canto e la chitarra moderni. Questi strumenti li suono per quello che è il mio lavoro originario, cioè il cantautore. Sapete cos'è un cantautore? O meglio, chi è? È una specie di poeta in musica, anche se a molti non andrebbe bene questa definizione, perché si vogliono tenere separati un po' i due campi, la poesia e la musica. Le canzoni, è vero, sono qualcosa di diverso, però a me piace anche dire così, perché il lavoro di ricerca che almeno io cerco di fare sulle canzoni è molto simile, sui testi delle canzoni, è molto simile a quello che fa il poeta per scrivere appunto le poesie, che non sono dei temi, dei testi in prosa. Ditemi quando dico delle parole che non capite, eh? In prosa vuol dire come la scrittura di un racconto, di un romanzo, invece la scrittura delle canzoni è in versi, come le poesie. Le canzoni si assomigliano, solo che c'è questa componente un po' magica e misteriosa della musica che le va a arricchire di significato e soprattutto di emozioni. È quello che riesce a fare la musica. Ci siamo? Quindi le canzoni, il lavoro del cantautore sta un po' lì in mezzo. Scrivere e cantare, suonare canzoni e registrarle in alcuni dischi che da una quindicina d'anni a questa parte ho inciso e prodotto. E poi però mi piace anche molto, molto di più e molto altro che questo fare con la musica, cioè mi piace portarla in mezzo alla gente, mi piace appunto insegnare, perché attraverso l'insegnamento si trasmette questa passione che spesso si può esprimere su un palco quando si fa un concerto, che è di solito un po' l'attività che i musicisti amano di più. Io in questo senso mi differenzio un pochino, perché mi piace tanto essere qui con voi in questo momento quanto fare un concerto, perché come vedete ho la possibilità di raccontare tutto quello che c'è dietro questo lavoro di fare musica, di fare canzoni. E poi faccio anche un altro lavoro che amo molto e che è l'animatore, ovvero porto la musica là dove ce n'è bisogno. Lavoro al... conoscete il villaggio del ragazzo? Avete già sentito di nome? Ecco, questo ente diocesano che si occupa di persone. E quindi io lavoro in un centro per i giovani, lavoro in un centro per gli anziani e in un centro per disabili, che sono tutti nello stesso palazzo, nello stesso centro che si chiama Benedetta Quarone a Chiavari. E qui che cosa faccio? Faccio l'animatore con la musica. Ovvero vado a suonare in momenti di ricreazione dove, con persone anziane, con persone disabili e con i ragazzi, animo una sala prove, organizzo concerti, eccetera. Ecco, questo un po' sono i miei diversi lavori, come vedete sono un po' diversi, ma hanno tutti, secondo me, alcune cose in comune, appunto la passione per le arti, cioè per esprimersi con le parole, anche con le immagini e con i suoni, e poi portare questo in mezzo alla gente, alle persone.